Ciao a tutti, eccoci qua anche oggi con un altro video sulla punta, per incisione. Anche questo sarà breve perché vi faccio vedere come incide anche il plessiglass. E su YouTube mi è stato chiesto quale leghe, può incidere. Io ho provato soltanto alluminio e rame. Ma l'importante è che che abbia uno spessore massimo di 3 mm. Quindi altre leghe non ne ho provate. In questo caso, come ho detto oggi, vi faccio una dimostrazione di come scrive sul plessiglass. Quindi partiamo sempre dalla nostra scritta. Io prendo il font, scriverò Valeria. Lo seleziono, come prima cosa andiamo su schizzo, mettiamo questo riempimento e portiamo la spaziatura a zero e così ci ha riempito il font. Ora non mi piace questo font, andiamo a cambiarlo e io metto questo. Posizioniamo, mi raccomando, ripeto, sempre l'area lavoro semi-trasparente per vedere dove andiamo a posizionare la nostra scritta, in modo che quando andiamo a scrivere sul plessiglass abbiamo un riferimento con i numeri per poi non sbagliare e andare fuori dal materiale. Bene, detto questo, andiamo su invia. Come sapete, se non avete acceso la macchina, non vi vede nessun, se andate a cliccare sul menu a tendina, non vi vede nessun strumento. Quindi attacchiamo. Io ho già le impostazioni di ieri, quindi ero già su schizzo. Voi, se non l'avete, andate nel menu a tendina e scegliete schizzo. E una volta scelto schizzo, vedete che arriva la penna. Ora andiamo a selezionare tutto e mettiamo schizzo. Ora vedete, abbiamo forza 15, io l'ho messa 15 e velocità 5. Poi voi potete, cioè vedete, fate una prova, se non vi scrive bene potete mettere la forza, un po' più di forza. Fatto questo, andiamo nell'altro visuale e vi faccio vedere come scrive sul plessiglass. Ok, ora siamo in quest'altro visuale, vi faccio vedere, questo è il plessiglass che ho messo su. E dopo vi faccio vedere, comunque è 3 mm, io l'ho messo già nel tappetino fissato con nastro carta, perché io ho sempre paura che mi si sposti, quindi preferisco fissare le cose molto diciamo grosse e fissarle. Quindi andiamo a mettere sulla nostra cameo. Ah, ti ricordo la punta, vi faccio vedere. La punta è sempre quella di ieri, vedete? Inserita nel adattatore. Io ho questa punta qui, ripeto, questa è quella che andava nella Cameo 3, però so che nel sito di Simone c'è anche già quella per la Cameo 4 e non c'è bisogno di adattatore. Una volta che l'abbiamo messo nell'adattatore, l'andiamo a inserire nella nostra macchina ed ecco qua la nostra punta. Tappetino, sempre a pari alla nostra linea qua e carico. Una volta caricato, darò invia.
Ed ecco che ha finito, vi faccio vedere. Questa è la mia, quella che ho fatto. È venuto perfetto. Vedete? Vi volevo far vedere che avevo fatto la prova. È sempre lo stesso, plessiglass di 3 mm, vedete? E vedete qui che mi è venuto qualche riga qua. Non devono esserci queste righe, quindi dovete allentare un po' la pressione e magari, se ve lo fa ancora, alzare un filino la punta dallo slot da qua. E questo, vedete, io ho alzato ed è venuta in questo modo qua. Benissimo, è venuta. Vedete? Questa è avevo fatto in una prova in un altro plessiga. Vedete? Perfetto. Bene. Io spero che questo video vi sia stato di aiuto. Se vi è piaciuto, mettete pollici in su, iscrivetevi al mio canale e ciao al prossimo video!